Amici di Unibet, ben ritrovati dalla redazione di Napoli Magazine. Chi vi parla, come sempre, è Antonio Petrazzuolo per il punto sul calciomercato del Napoli. Calciomercato del Napoli che vive un momento di riflessione, perché dopo i rinnovi importanti, no? Quelli di Dries Mertens e Lorenzo Insigne, Aurelio De Laurentiis sta pensando di rinnovare chi? Fausi Gullam. Ne parleranno in settimana, quindi dovrebbero esserci delle novità, degli aggiornamenti. Per quanto riguarda invece il discorso portiere, tutto in stand-by, sospeso, perché c'è la questione Pepe Reina da risolvere, un portiere importante che laddove Napoli dovesse decidere di sostituirlo, chiaramente deve valutare un'alternativa valida, altrimenti i nomi scommesse più che altro non sono accettabili, soprattutto perché ricordiamo che il Napoli a metà agosto è impegnato nei preliminari di Champions League. Quindi occhio a tutti questi nomi che stanno circolando, che di concreto hanno poco o nulla. Quindi il Napoli che cosa sta facendo? Sta pensando prima di tutto a rinnovare probabilmente, io dico, sia Gullam che Reina. E poi dà un occhio sempre vigile ai nomi caldi per il futuro, che al momento sono due, Berenguer e Unai. Quindi occhio soprattutto a queste due piste, perché potrebbero esserci dei risvolti. Mentre per quanto riguarda il discorso calciatori in uscita, ma aspettiamoci qualcosa sull'asse Napoli-Benevento, dove ci sono tre giocatori che interessano alla squadra di Oreste Vigorito, e mi riferisco a Luigi Sepe, Jacopo Dezzi, e ci potrebbe essere anche un nome a sorpresa che vi sveleremo strada facendo. Però sono rumors di mercato, perché ho detto Sepe, c'è anche un interessamento del Napoli per Cragno, un'offerta di 5 milioni più Sepe che potrebbe essere valutata dal club partenopeo da una parte e anche dal Cagliari. Però ecco, siamo ancora nell'ambito delle ipotesi. Insomma, un Napoli che non vivrà un calciomercato di grandissimi colpi, anzi, forse uno è stato messo a segno poco fa, nel giro proprio di qualche settimana, cioè la volontà di Kalidou Koulibaly di non andare via, ed era un pezzo forte del mercato. Pensate che nella passata stagione era stata rifiutata un'offerta sontuosa da parte del Chelsea di Antonio Conte. Insomma, Napoli che conferma tutti i big, questi sono i veri colpi di mercato per dare, attraverso quel patto di cui vi abbiamo parlato nella passata settimana, l'assalto alla Juventus. E allora ricordate, come sempre, puoi scommetterci su Unibet.